C'è sempre, parlo per noi maschietti, che abbiamo un problema. Aspetta che ti sistemo, ti raddrizzo un attimo il microfono. Mi raddrizzi il microfono? Il microfono, no, ma certo. Luca Giurato! C'è sempre una vecchia storia. Grazie. C'è sempre una... Ti sei messa perché vergogna a parlare con me, ho capito. Scusate se entro un po' sul pesante, però adesso le donne per me sono tutto, però voglio bene anche ai maschietti. Allora, c'è una vecchia storia. A te quella funzione formidabile non ti funziona più. Ma la colpa è mia o la colpa è tua che non me la fai sa funzionare? Ce lo vogliamo porre sto problema? Adesso no, cioè entriamo no, ora, no, in un campo... Ora. No, non adesso, nel senso adesso. Stiamo entrando in un campo minatello. È seria la cosa o no? Secondo me ha ragione, ma non nel senso che pensiamo noi che quello non è abbastanza sexy, ma che non è forse abbastanza accogliente. Può essere. Secondo me i ragazzi hanno paura di queste ragazze un po' falliche. E poi hanno paura di queste qui troppo... Brava, ragazze un po' falliche. Datevi una calmata, un per favore. È troppo esplicite. Anna, falliche non è una parola. No, è che non l'avevo capita, poi sono arrivata. Ma tu l'hai capita, ma... Poi sono arrivata. Io soffro di quella cosa che si chiama... Sai come si chiama? Non te lo dico. Aspetto che finiscono, se no non si sente. Quella cosa si chiama l'esprit de l'escalier, lo spirito delle scale. Perché?